Buongiorno. Nana, sei in ritardo. Scusi, signora. Nonna. Allora, in cucina con la nonna. Ultimo of the year edition. Una ricetta per l'ultimo. Semplice. Tradizionale. E per far bella figura. Abbiamo scelto al musetto le lenticchie. Che porta fortuna. Innanzitutto mettiamo a bollire il cotechino. Nell'acqua ci mettiamo l'alloro, rosmarino e un po' di salvia. Per l'odore e dà un buon sapore al profumo. Mezza cipolla. L'ha inquadrato adesso per girare. Oh, facciamo vedere invece la professionalità del cinema questo, ragazzi. To have Prendiamo i cotechini. Prego. Dobbiamo bucherellarli. Quando si cucina il cotechino, che l'odore non evapori, si prende un pezzo di pane, lo si inzuppa con l'aceto. Si mette là il pane. Ecco. Questa è una cosa che nessuno sa. La pentola per le lenticchie, una noccetta di burro, un filino d'olio, mentre io taglio la cipolla, mi sbucci due carote, grave dimenticanza, la corona sonora, cosa mettiamo? E mi metti sul cioccolo, un tango che suonava mio marito. Oh, mi sento proprio a casa, fa piacere. Stiamo aggiungendo al soffritto la pancetta per insaporire le lenticchie. Facciamo un po' di verdura cotta. Era radicchio trevigiano. Conoscendoli? Sì. Non lo sono saltato in padella, asciugato e spottato. Prepariamo le patate per fare il purè. Davo io le patate perché le ha insegnato la signora Gemma. Va bene. È verde questa? Una patata è verde, non usarla mai. No, assolutamente. Pentola a pressione. Pericolosa la pentola a pressione. No, ho sempre avuto paura. Basta saperla usare. No, mia paura, vai via. Sta tranquillo. Se morì in do. Va bene, ok. E stiamo facendo la cena per Capodanno. Sì. Facciamo il botto. Finale bomba. Cosa fa lei l'ultimo, signora? Quest'anno in programma non ho niente. È ancora libera. Oh. C'è qualche stasimante che mi desidera. Sono più 18 anni. E neanche 20. Quindi si va subito. Se dovesse star male. L'unico inconveniente che può accadere è la pentola a pressione là. Ma no. Vai. Sgorrà la tovaglia. In italiano scuotere. Regia, venga. Hai fatto slow motion dello sgorlamento? No. Fai slow motion? Viendo con mia c'è una panca. Sì. Qua a 70 adesso sono col boss. Ah, ecco. Luca Zaia è immanicata allora la signora. Salutiamo Luca. Ci siamo persi, siamo venuti qua per la panna. Questa è una vita mia e mio marito, che è stato 5 anni in Australia, 5 anni di Svizzera. Io queste sono le lettere che vi scambiavate voi quando ogni settimana. È stato un colpo di fulmine per tutto. Disastro. C'è da cara. Cosa fine lei? Cambia pignata. Mettegli questa. No, ascolta, niente problema di Luca. Altro signora. Dobbiamo messo proprio più pensare. Siamo tornati indietro nel tempo. Abbiamo raccontato la sua vita. Mi sono lasciato andare. Esatto. Quanti siamo oggi? Quanti? 2, 7, 9 qua Giorgia. C'è grazia. Quindi a fine quanti? Cristian, non so se è Maria, non so. Cristian, ha due grande pena. Meglio. La signora Bruna, che è una. Dopo c'è Camallo. 13. È superstiziosa lei? No, ho fatto. Chi è superstizioso? Mino. Però qui che va la vita, poi ha sempre da dirlo. Ma la senti? Invece che mettere il dito in su, lo metti in dove? Poppi che ti hanno mantecato. Lui è in palestra, eh? Non vai a carro, te posso sconderti. Non ti fermare! Un brindisi per un buon anno. Ho portato l'ultimo per festeggiare insieme l'ultimo. Ma scusa, una bottiglia con tutta questa gente qua cosa viene? Il problema è questa qua, è l'ultima bottiglia dell'ultimo. Sono finite tutte. 3, 2, 1 e via! Qua di qua che lo fate più lungo. Ci porta lei. Bruna! Siete ancora qua? Basta rompere! Romper che? Le tore! Ecco, perché non si dicono le parolacce? No. Dobbiamo fare la sigla di chiusura, se no non posso finire il video. In cucina? Con la nonna? È finito qua.